Portiamo la voce dei cittadini al sindaco. Rucco risponde al servizio di Rete Veneta su un Sampio Decimo. Clochard che bevono, dormono e sporcano i muri della stazione. Le vostre segnalazioni. Nuova giunta a Vicenza, conosciamo gli assessori, oggi la carta d'identità del vice sindaco. 200 evasori totali a Vicenza, triplicato il numero dei furbetti dei ticket, tutti i numeri della Guardia di Finanza. Rapinatore spezza il polso di una vittima, già accusato di tentato stupro, è messo ai domiciliari, è scappato. 7.500 studenti alla prova con l'esame di maturità, oggi il quizzone gestito dalle commissioni. Buonasera, ben trovate all'appuntamento con l'informazione da Vicenza. Inizia oggi una serie di interviste al nuovo sindaco, a cui, come promesso ai nostri telespettatori, vogliamo portare la voce di voi cittadini. Oggi abbiamo chiesto a Francesco Rucco una risposta sulle istanze presentate dal quartiere di Sampio Decimo. Promessa fatta, promessa mantenuta. Noi di Rete Veneta abbiamo portato la voce dei cittadini al nuovo sindaco di Vicenza. La domanda è: cosa non va davanti a casa vostra? Voi continuate a segnalarci i vostri problemi quotidiani. Noi trasmettiamo tutto a Francesco Rucco. Eccolo qua. Iniziamo mostrandogli i dolori di Sampio Decimo. Era il 13 giugno quando abbiamo fatto un giro per il quartiere. Caro sindaco, ecco cosa ci hanno detto i cittadini. Troppi rom qua, quindi proprio la paura di tenere al parco, insomma. È capitato l'anno scorso che al parco di San Pio proprio è stato preso una bambina, la volevano portare via. Non è stato difficile trovare in quartiere San Pio Decimo le testimonianze vive di quanto scritto da una mamma in una mail arrivata in redazione. Poca sicurezza, brutta gente che gravita tra il parco e alcuni esercizi commerciali, e poi un quartiere che sembra sia dimenticato. Cioè, non si può stare tranquilli. La richiesta di aiuto raccontava proprio questo e in pochi minuti ne abbiamo avuto le prove. Dai muri imbrattati, ovunque, anche sulla facciata di questa chiesetta, agli edifici abbandonati, e scopriamo che il quartiere aveva anche raccolto delle firme per questo. Sindaco, ha sentito i residenti di San Pio Decimo? Dicono nomadi al parco, edifici abbandonati, una situazione di degrado. Sì, è una situazione difficile, ci è stata denunciata anche in campagna elettorale. Noi abbiamo particolarmente attenzione sul territorio per la questione nomadi e confermeremo intanto l'ordinanza, quello per le zone rosse, ampliando anche i territori, diciamo, coinvolti, e poi un controllo del territorio da parte dei vigili più capillare. Francesco Rucco assume questo impegno per Sampio Decimo davanti alle nostre telecamere, ai nostri telespettatori e a tutti i cittadini di Vicenza. Lo ringraziamo e seguiremo. Quando realizzerà quel che ha detto, saremo felici di dargliene merito. Quanto a voi, se avete delle segnalazioni, delle istanze, delle richieste, contattateci e, come abbiamo sempre fatto, le porteremo al sindaco. Un impegno che per noi di Rete Veneta continua. E continuate dunque a inviarci proprio le vostre domande al sindaco. Di questo si occupa questa settimana il nostro TG. Linea aperta, cosa non va davanti a casa vostra? Fatelo sapere al sindaco. Come sempre, basta un'email all'indirizzo vicenza@reteveneta.it. E tra le vostre segnalazioni oggi diamo spazio ad una mail che ci riporta al disagio quotidiano che vivono i pendolari davanti alla stazione. Chiedo al neo sindaco la messa in sicurezza della zona stazione, diventata un Bronx di extracomunitari e clochard, che urinano dove capita la mattina presto. Della stazione dormitorio ci eravamo occupati questo inverno quando, come accade fisiologicamente, in molte città i senza tetto cercano riparo. Ma a Vicenza l'emergenza è ben più sentita. Con le vostre segnalazioni torniamo sui luoghi del degrado per segnalare alla nuova amministrazione che cosa non va. Se la criminalità rimane circoscritta nella zona di Campo Marzo, cui da anni lo Stato ha mandato l'esercito, quella della stazione rimane la zona franca in cui non si delinque ma si bivacca, con veri e propri ripari di fortuna ormai da anni stabili al binario 1. Quello che rimane al mattino sono le tracce di chi è passato di qui con rifiuti, sporcizie a cartoni e muri su cui si è urinato. Un Bronx lo definisce il telespettatore che ci ha scritto, ma questa non è periferia. In stazione da troppo tempo alcuni locali sono sfitti. Tu ogni mattina vieni qua e trovi questo? Sì, per forza, sì, perché si mettono a dormire qui e devo togliere via tutto.
C'è anche qualcos'altro, trovi altro a volte, oltre a sigarette, ci sono anche bottiglie di vino? Sì, madonna, bottiglie di vino, vestiti, ho appena buttato via anche una coperta e altre cose, quindi... Non deve succedere, ci devono essere delle... un progetto, purtroppo il degrado della città è perché manca un progetto. Qual è il progetto dell'amministrazione Rucco sulla stazione? La risposta arriverà a breve. Ovviamente le risposte dell'amministrazione Rucco arriveranno sì dal primo cittadino, ma anche dai 9 assessori che lui ha scelto proprio per questa avventura al governo della città. Inizia oggi un viaggio di Rete Veneta per conoscerli uno ad uno. Partiamo ovviamente dal vice sindaco, allora vediamo la carta d'identità di Matteo Tosetti. A Palazzo Trissino è nata la nuova giunta di Vicenza. 9 assessori, 4 donne, 5 uomini. Chi sono? Da dove vengono? Cosa vogliono fare? Beh, mettiamoli uno a uno ai raggi X. Assessori, prego, i documenti. Oggi tocca a lui. Nome, cognome e qualifica. Matteo Tosetto, sono il nuovo vice sindaco di Vicenza. Benissimo, quanti anni ha? 40 compiuti, quest'anno ne faccio 41. Che studi ha fatto e qual è la sua professione? Sono laureato in scienze politiche, ho un'agenzia immobiliare con la mia famiglia, sono un funzionario part-time della Regione del Veneto, ora in aspettativa. Qual è il suo partito? Io provengo da Forza Italia, oggi sono coordinatore provinciale del partito e per il momento ancora cittadino, anche se credo che ovviamente il ruolo da vice sindaco mi porrà, per una questione proprio di opportunità, insomma, rimettere il mandato. Bene, e che tipo di esperienza politica ha fatto fino a oggi? Io sono stato presidente di circoscrizione della zona ovest della città, abbiamo amministrato per 10 anni 30.000 abitanti e da lì noi partiamo. Che deleghe le sono state assegnate dal sindaco? Il sindaco Rucco mi ha assegnato la delega al bilancio, alle entrate, alla partecipazione, al decentramento amministrativo, alla tutela degli animali. Quindi noi ovviamente fin da subito dovremmo guardare i conti, da luglio molto probabilmente dovremmo già andare in consiglio comunale con una delibera di assestamento di bilancio, dovremmo vedere anche ovviamente come stanno le nostre aziende partecipate del Comune di Vicenza, insomma il lavoro ovviamente non manca. Ultima domanda, cosa promette formalmente ai vicentini? Ma gli impegni sono importanti, noi punteremo sicuramente molto a dare una parola in più ai quartieri, quindi sicuramente riformuleremo, rivedremo una consultazione, una partecipazione con i quartieri. 244esimo anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Oggi in comando a Vicenza una cerimonia, ma anche l'occasione per raccontare cos'è stato, proprio cosa ha fatto la Guardia di Finanza nell'ultimo anno. Dai grandi evasori, 199 quelli scoperti dalla finanza nel Vicentino, ai furbetti, quelli dei ticket sanitari, dove irregolarità sono state riscontrate nell'82% dei controlli. La Guardia di Finanza oggi al 244esimo anniversario dalla sua fondazione ha dato tutti i numeri dell'evasione nel Vicentino, tra persone singole e aziende. Irregolarità sono state riscontrate nelle domande di assegni familiari e sociali, almeno nel 18% dei casi, mentre quasi 30.000 sono stati gli articoli contraffatti sequestrati. In materia di autoriciclaggio sono state esaminate 400 segnalazioni ed interventi sempre più mirati sono stati fatti per contrastare le frodi fiscali, 931 in tutto. Il valore dei sequestri e i responsabili delle frodi fiscali è di circa 19 milioni di euro, a cui si aggiungono i 237 milioni di proposte di sequestro nei confronti degli evasori totali, quelli che in un anno e mezzo sono stati nel Vicentino quasi 200. Era stato fermato alcuni giorni fa dopo una rapina nella quale peraltro aveva anche rotto il braccio alla vittima, ora è scappato dai domiciliari. Sul suo curriculum una serie di reati, rapina, furto e l'accusa di tentato stupro ai danni di una giovane vicentina proprio in Campo Marzo, il parco a ridosso della stazione, ad oggi ancora indicato come il Bronx di Vicenza. Ion Gabriel Sirbea, 23 anni soltanto, era già stato accompagnato alla frontiera, ma dopo un breve periodo a casa, Bucarest, è tornato a Vicenza, dove probabilmente avrebbe potuto indisturbato tornare a delinquere, e così è stato. Alcuni giorni fa si è reso responsabile di una rapina ai danni di una donna, sorpresa
preso a rubare con un complice ha reagito spezzandole il polso. È stato arrestato ma subito messo ai domiciliari, così Jörn Gabriel è già scappato. Per un'altra rapina avvenuta nel maggio 2017 era finito nel carcere di Montorio, da dove però era stato rilasciato con l'obbligo di presentarsi in questura. Non ha paura evidentemente il 23enne della giustizia italiana, che ad oggi gli sta ancora consentendo di farla franca. Medici Novax, l'ordine in Veneto, li ha messi sotto inchiesta 12, 9 di questi sono vicentini. Pediatri che avrebbero con leggerezza firmato certificati di esonero dai vaccini ai loro assistiti, oppure che avrebbero vaccinato piccoli pazienti nei loro ambulatori ottenendo delle deroghe dall'ULS di competenza ed emettendo loro stessi i certificati necessari per l'iscrizione a scuola. Ci sono 9 pediatri vicentini sotto la lente di ingrandimento dell'ordine guidata dal dottor Michele Valente. Per 5 di questi è già stata avviata un'indagine interna, mentre gli altri sono sotto osservazione perché la percentuale di copertura vaccinale dei loro assistiti è ben sotto la soglia di guardia del 90%, soprattutto per morbillo e tetano. Uno addirittura con una percentuale di copertura di piccoli pazienti che è pari al 64%. Il Veneto ha dato un esempio di disciplina sul rispetto delle norme quando lo scorso aprile l'Ordine di Treviso radiò dall'albo il dottor Roberto Gava, noto medico Novax. Siamo alla cronaca. Oggi, poco prima delle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio di incendio di un autobus del trasporto urbano in via Stradona, Lanzè di Quinto Vicentino. L'autista, mentre il bus si trovava nella piazzola del capolinea, come potete vedere da queste immagini, si è accorto del fumo e con un estintore ha effettuato un primo spegnimento, poi continuato dai vigili del fuoco che sono riusciti ad arrivare a raffreddare del tutto il motore, poi chiuso l'alimentazione del bus a GPL. Insomma, un momento di paura, però fortunatamente tutto è andato per il meglio. Ancora cronaca con l'ennesimo ricatto a sfondo sessuale nel Vicentino, questa volta la protagonista è un imprenditore. Una storia di trasgressione e di ricatti. La vicenda ha come protagonista un imprenditore vicentino 42enne, sposato e con figli. L'uomo aveva iniziato una relazione omosessuale con un marocchino di 28 anni, conosciuto in chat. Durante alcuni dei loro incontri aveva partecipato, solo come spettatore, un amico dell'amante, poi successivamente escluso dall'italiano. A seguito di questo allontanamento sarebbe cominciato il ricatto da parte dei due, con la minaccia di svelare tutta la famiglia, ma l'uomo non si è lasciato intimidire e ha sporto denuncia in questura, che sta ora indagando. Terza e ultima prova scritta per l'esame di maturità 2018. Oltre 7.500 gli studenti vicentini impegnati nel cosiddetto quizzone, che peraltro sarà l'esame di Stato per l'ultima volta. Matematica penso sia stata l'unica che forse è andata. Poi per quanto riguarda microbiologia, chimica, inglese, è stata dura. La terza prova scritta è l'esame più caratterizzante del percorso scolastico. Ciascuna commissione ha infatti elaborato una specifica tipologia di prova scelta tra le 6 proposte dal Ministero. Prova tipologia B, quindi avevamo 3 domande per materia e 4 materie, 3 ore pesanti. Qualcosa di prevedibile? No, sinceramente no. Perché avevamo tutti i programmi da studiare, quindi era un bel po' di roba. Molto diverse quindi le reazioni degli studenti al termine dell'esame agli istituti superiori Boscardin e Almerico da Schio. Questa prova è andata bene, pensavo peggio, dato che il quizzone è sempre quello peggiore, diciamo. In matematica mi sono un po' incartato perché era un sacco di ragionamento. Inglese sono una pippa, quindi... Anche per me è stata abbastanza difficile, le domande non erano troppo prevedibili, anche perché gli argomenti erano abbastanza vasti, soprattutto quelli dei professori esterni, perché non sai mai cosa aspettarti. L'unica cosa positiva è che è l'ultima, perché cioè dall'anno prossimo non ci sarà più, per fortuna. Un cambiamento radicale per un esame che ha richiesto agli studenti di quest'anno una forte dose di autocontrollo e mente lucida per evitare di far confusione nell'applicazione pratica delle nozioni di diverse materie. Devono emergere le competenze più che le conoscenze. Le competenze sono il risultato di conoscenze, capacità, abilità. Noi dobbiamo valutare alla fine dei 5 anni la competenza raggiunta da questi ragazzi. Anche oggi torniamo a parlare di Frate Angelo, amato da tanti fedeli in tutto il Veneto. A pochi giorni dalla sua scomparsa nel convento di San Daniele a Lonigo, si continua a ricordarlo con grande affetto. Thank you.
Padre Angelo, il frate buono visitato da sorella morte il 20 giugno alle 4 del mattino. Lui, che l'aspettava, l'ha presa per mano e se n'è andato con il sorriso che tutti conoscevano. Eppure, di lui, che visse facendo dono di sé, molto è rimasto nel cuore dei suoi tanti figli spirituali che accorrevano da tutto il Veneto per incontrare la sua parola in confessionale. Una pioggia di messaggi ancora affolla di ricordi il sito internet del convento di San Daniele a Lonigo e ringraziamo i frati minori che il 22 giugno hanno condiviso il nostro servizio su Frate Angelo, che ha raccolto più di 4.000 visualizzazioni. Ieri poi i frati hanno condiviso altri due servizi degli amici di Rete Veneta sul Frate Buono e in poche ore insieme hanno raccolto più di 3.000 visualizzazioni. Tutto questo dimostra quanto Padre Angelo fosse amato e c'è chi ancora davanti al suo confessionale si commuove. Era paragonabile a Padre Pio, ti provava la tua pazienza, provava quello che nel confessionale lui ti diceva e come figli spirituali che andavamo da lui dovevamo mettere in pratica, ma soprattutto lui ci ha insegnato il perdono. Lui ti lasciava sempre qualcosa di grande, tu non andavi mai a casa vuoto e stavo anche ore ad aspettare di avere quel po' di spazio che dopo però mi riempiva il cuore di tanta forza per andare avanti, ecco, e dopo con gli anni, con i bimbi, con tutte le preoccupazioni eccetera, magari stavo anche 3-4 mesi senza venire, però era sempre un tornare a casa, cioè era anche questa era una parte della mia casa, ecco, e perciò veramente sono felice, grazie Signore di avermelo dato e che io possa veramente ricordarlo e farlo ricordare. Ora uno sguardo alla nostra programmazione, come ogni lunedì, torna anche questa sera all'appuntamento con i Veneti Schiacciati e con Mirella Tuzzato, come sempre a partire dalle 21.15. TG Vicenza invece per oggi termina qui, grazie per aver scelto ancora una volta l'informazione di Rete Veneta. Arrivederci. Le previsioni per domani. Alta pressione in rinforzo sulle regioni di nord-est, a garanzia di una giornata stabile e soleggiata su gran parte dei settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Innocui annuvolamenti su Dolomiti e Prealpi durante il pomeriggio e in estensione serale alle pianure vicine, ma senza fenomeni. Temperature in lieve aumento. Venti a regime di brezza, con rinforzo da nord-est su Alto Adriatico e coste. Mare quasi calmo o poco mosso, localmente mosso al largo. Thank you.